Bordonello è un aeroporto che insomma sta andando con una stella in più. Beh, è un aeroporto che si presenta veramente accogliente, con questi spazi rinnovati completamente. Devo dire un grande lavoro del presidente Marano, del direttore, e devo dire che oggi offriamo un prodotto al Friuli Venezia Giulia e a territori limitrofi veramente significativo. Stanno aumentando anche le rotte, stanno aumentando i servizi, sempre più competitivi. Abbiamo anche la notizia che ieri è stato firmato anche il contratto per il nuovo polo intermodale e quindi i lavori inizieranno entro l'anno. Significa che fra 2 anni avremo una stazione dei treni che si ferma esattamente davanti all'aeroporto. Voi capite che questa è una condizione talmente favorevole che prevediamo per questo aeroporto un futuro molto importante rispetto anche a quello attuale, che già è migliorato rispetto al passato. Abbiamo aggiunto una stella in più, presidente, all'aeroporto. Ma io spero anche più di una stella, direi che sotto gli occhi di tutti un'infrastruttura che è all'altezza dei migliori standard europei e internazionali. Quindi una ristorazione di qualità, spazi accoglienti, e penso che i nostri clienti si troveranno bene a partire da qua. E poi l'arrivo del treno finalmente. E ieri la grande novità, e siamo molto, molto contenti di poter comunicare la stipula del contratto di appalto per il polo intermodale. Cantieri che aprono nel dicembre di quest'anno.